Sebbene in anticipo rispetto ai classici interventi di manutenzione programmati da anni in occasione della festività di San Matteo a settembre, l'amministrazione comunale di Salerno ha avviato una serie di lavori che interesseranno i quartieri del capoluogo, in particolare nei pressi delle stazioni della metropolitana. Nonostante la sospensione del servizio, che a Palazzo di Città sperano sia temporanea e soprattutto di breve durata, saranno riqualificate le aree circostanti le fermate, ad iniziare da quella di Pastena, di Torrione e a seguire le altre. Primo cantiere aperto quindi in via Manzella, vicino via Pietro del Pezzo. 627.000 euro il costo dell'intervento per il rifacimento dei marciapiedi, il potenziamento dell'impianto fognario delle acque bianche, l'adeguamento dell'illuminazione, il rifacimento del manto stradale, oltre ad una nuova segnaletica orizzontale e verticale. Previste anche aree pedonali con la messa in dimora di alberature. Dopo Torrione l'attenzione si sposterà su Passena e Mercatello. Riprendiamo le attività di riqualificazione all'interno dei quartieri. E oggi si avviano i lavori in quest'area che è l'invito alla metropolitana di Torrione, dell'uscita di Torrione, perché quando abbiamo pianificato questo tipo di intervento era anche impensabile che si potesse arrivare al punto in cui si è arrivato oggi rispetto alla messa in esercizio della metropolitana, che oggi si ferma, così come già ampiamente spiegato il sindaco. Quindi l'intervento è una riqualificazione non soltanto dei marciapiedi, ma per riqualificare un invito all'ingresso della metropolitana stessa, che ci auguriamo che possa entrare e rientrare in attività nel più breve tempo possibile. Dopo Passena? Dopo Passena arriveremo, già credo fra la giornata di domani e dopodomani, nell'area orientale, all'altezza del Parco del Mercatello, in via Cannelutti, dove verrà riqualificata anche la strada che passa davanti alla chiesa, e anche lì, anche per garantire sicurezza stradale, perché lì c'è stato qualche problema da questo punto di vista.